Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video. Allora raga, quest'oggi video più breve del solito, perché nel corso del tempo davvero molti di voi mi avete scritto nei commenti che avete avuto problemi o con i DLC oppure con il Season Pass su Dragon Ball Xenoverse. Allora raga, vorrei cercare di dare un modo, diciamo, per provare a risolvere almeno il problema, perché infatti, diciamo, qualcuno è riuscito a risolverlo. Ora non so sinceramente se riuscirete a risolverlo anche voi, però almeno vorrei farvi vedere come fare. Il procedimento è semplicissimo, basta andare su, ovviamente vi ricordo che il procedimento ve lo sto facendo vedere per la PlayStation 4, quindi per PlayStation 3, 360 o One non saprei come aiutarvi. Quindi, come dicevo, bisogna andare su impostazioni, dopodiché andiamo su PlayStation Network gestione account e andiamo su ripristina licenze. Infine clicchiamo su ripristina. Infatti, come leggete, c'è scritto: se non riesci più a usare il contenuto scaricato da PlayStation Store, potrebbe esserci un problema con le licenze del contenuto. Prova a ripristinare le licenze. Se selezioni ripristina, tutte le applicazioni in uso verranno chiuse. Quindi, ragazzi, questo diciamo che è più o meno il metodo ufficiale per cercare di risolvere queste problematiche. Ovviamente, se non vi si risolvono, io vi direi di provare a cancellare i dati di gioco. Attenzione, solo dei DLC. Ovviamente di Dragon Ball Xenoverse, e provare a riscaricarli. Se nemmeno così funziona, raga, io vi consiglio di contattare direttamente il supporto della Sony o della Bandai, non so di chi, ma contattate qualcuno che vi possa dare un supporto, diciamo, concreto. Quindi ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto con questo video. Fatemi sapere ovviamente se siete riusciti a risolvere i vostri problemi con i DLC grazie a questo video. Quindi ragazzi, noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.